Questa settimana siamo qui ad Ostia ad un collegiale per prepararci a tutti gli impegni di quest'anno, quindi in primis gli assoluti, ed è un'esperienza nuova perché non ho mai fatto collegiali in corta, quindi in questo periodo dell'anno, soprattutto con il gruppo qui di Ostia, quindi con grandi persone, grandi forti nuotatori. Ecco. I miei stili sono i misti e rana, ma la gara che mi piace di più, diciamo, e quella in cui riesco ad esprimermi meglio sono i 200 misti. In particolare agli ultimi campionati italiani, gli assoluti a Riccione, li ho vinti, i 200 misti. E non c'era Ilaria Cusinato, che invece mi sono ritrovata in questa settimana ad allenarmi, cioè con cui mi alleno. E è molto stimolante allenarmi con lei perché comunque lei è più forte di me, però mi stimola perché per cercare di stare con lei o comunque per fare degli allenamenti bene, mi stimola appunto ad impegnarmi al massimo sempre. Il mio idolo in assoluto, vabbè, come penso la gran parte dei nuotatori, è Michael Phelps, che penso sia uno dei più grandi, cioè il più grande nuotatore di sempre. E comunque ci sono tanti altri che mi ispirano, non so, tipo Katinka Ossu anche, che invece italiani mi piace tanto, vabbè, Paltrinieri, e è un'emozione fortissima allenarmi con lui. Io sono di un paesino vicino Lecco, Castello di Brianza, è un paesino piccolissimo e dal mio paesino, da casa mia, ci metto tre quarti d'ora, se non c'è traffico, ad arrivare in piscina. E alla mattina quando mi sveglio vado a scuola, che scuola è vicino casa. Finisco alle 2 quasi sempre, mangio in macchina e con mia mamma che mi porta fino in piscina perché ancora la patente non ce l'ho. E poi vabbè, mi alleno dalle 2.45-3 fino alle 5.30 e fino alle 5.30 mai. E poi torno a casa e arrivo a casa praticamente alle 7, poi studio e poi di nuovo scuola. E diciamo che è abbastanza impegnativo anche per i miei genitori che mi portano avanti e indietro. Io nuoto a Milano, vicino Milano, nuoto a Segrate, che è distantissimo da casa mia, però per continuare ad allenarmi con Riccardo Bianchessi, che è attualmente il mio allenatore, appunto, ho deciso di prendere questo impegno e comunque continuare ad andare fino a Milano per nuotare. Da quest'anno sono tesserata con una nuova squadra in Sport Rane Rosse, è un nuovo progetto dove ci sono molti nuotatori da diverse parti d'Italia e è una grande squadra e diciamo penso sia un grande progetto e un bel progetto per noi nuotatori. Io faccio un istituto tecnico, sistemi informativi aziendali, praticamente la vecchia ragioneria ma è l'indirizzo informatico, e l'anno prossimo, cioè sono in quinta ora, e l'anno prossimo vorrei andare a fare economia, economia e amministrazione delle imprese, sempre a Milano. E però andando a fare scuola a Milano vorrei trasferirmi a Milano per essere più vicino alla piscina e per essere più comoda tutti gli spostamenti che faccio. A scuola vado abbastanza bene per ora, speriamo l'ultimo anno di concludere bene questa parte di scuola. La mia materia preferita è economia, cioè mi piace veramente tanto cercare di capire il perché che ci sta dietro tutti i processi aziendali. Se devo pensare a un lavoro da grande, cioè non so se voglio veramente fare qualcosa che c'entra con l'economia in generale. Diciamo che ora mi concentro di più sul nuoto e magari un giorno forse diventerà il mio lavoro, spero tanto questa cosa. E gli obiettivi del nuoto di quest'anno, allora il più grande diciamo è andare bene agli assoluti, quelli primaverili, quindi in lunga Riccione. Però siccome vado ancora a scuola, quest'anno ho la maturità e quindi voglio concentrarmi anche sulla scuola, quindi l'obiettivo diciamo è andare bene, migliorare i miei tempi nei 200 misti soprattutto, perché i 400 quest'anno li abbiamo lasciati un po' da parte, solo quest'anno però, e quindi andare bene lì e vedere poi nella stagione estiva cosa esce. Facendo questa vita movimentata tantissimo è molto difficile trovare degli spazi liberi all'interno della giornata, però soprattutto quando non ho gare, quindi il sabato sera o il venerdì sera, mi piace tantissimo uscire con i miei amici, non solamente del gruppo di nuoto ma anche del gruppo di scuola, giusto per staccare un attimo perché altrimenti non ce la si fa. Mi piace mangiare tanto. Una cosa che mangerei a vita è la pizza, cioè sempre, mattina, mezzogiorno e sera, sempre pizza, però non si può, quindi la mangio la sera, quella che fa la mamma, il giovedì sera quasi sempre c'è la pizza che fa la mamma, e è buona, molto buona, però solo il giovedì sera si può mangiare.